Accuccia Caselli, accuccia! Thank you.
Vi leggo il saluto che Henry De Luca ha mandato ai manifestanti del 16 novembre a Susa. Per prima venne Chisciotte, coperto di botte, ammaccato, deriso eppure incrollabile. Fu lui la lotta continua e tenace contro le apparenze e le prepotenze delle versioni ufficiali, contro la realtà presentata dai cronisti embedded, arruolati alle dipendenze dello Stato Maggiore. Chisciotte percepisce con tutti i suoi sensi le ingiustizie nascoste e le scoperchia. Da lettore di quelle pagine riconosco la lotta della Valle di Susa nelle piste tracciate da Chisciotte. Contro il pessimismo inerte di Sancho Panza, che cerca di contenerne lo slancio e le ragioni, si è fermato l'entusiasmo di Chisciotte, l'ottimismo di Chisciotte, che non retrocede di fronte a nessun ostacolo. La Valle di Susa si batte e resiste contro il mostro meccanico e politico che ha deciso di occuparla e di asservirla. Da lettore di Chisciotte mi identifico con Ronzinante, il suo cavallo magro e sbilenco. Anch'io sono cavalcato dalla buona causa della vostra lotta e improvviso di volta in volta il mio sostegno al seguito. Quest'oggi rimango lontano, trattenuto oltre mare, e posso solo trasmettere in forma di applauso il rumore di queste parole, che sono i miei zoccoli di Ronzinante. La lotta della Valle di Susa, per me cittadino e lettore, è un capitolo della cavalleria, della lealtà verso la propria terra, del coraggio di battersi in inferiorità numerica contro tutto un apparato economico, politico e giudiziario. Niente degli strumenti di intimidazione e di coercizione in tutti questi anni è riuscito a ridurre la vostra resistenza, calma e compatta. È perciò evidente che niente vi costringerà alla resa. Succederà invece che se ne andranno le truppe e le ruspe, le trivelle e le caccavelle della più stupida di tutte le opere spacciate per strategiche. Il vino di quella festa che faremo insieme è già stato vendemmiato e riposa tranquillo in cantina. Buona giornata, Henry. Io volevo portare saluto a tutti voi dalla comunità montana che ancora rappresento. Ringrazio tutti quelli che sono venuti qui dalla valle e dal Piemonte e da tutta Italia. Ringrazio in modo particolare anche i miei amici amministratori che oggi sono stati presenti in numero con Gonfalone e Fascia. Il tema che abbiamo dato noi come amministratori era contenuto sui nostri manifesti, ovvero libertà, verità e legalità. Libertà perché vogliamo essere liberi di esprimere il nostro dissenso a quest'opera. E in effetti abbiamo avuto un attacco a 360 gradi sulla nostra operazione, sulla nostra operatività. Abbiamo avuto sempre delle grossissimi problemi da regione, da provincia, da comune di Torino e anche dallo Stato. Quindi uno degli elementi che abbiamo sempre dato con calore è veramente vogliamo essere liberi di esprimere la nostra opinione. L'altro elemento del nostro manifesto di questa marcia era la legalità. Siamo stati accusati di essere colpevoli di ogni sorta di nevantezza. E allora io vi ringrazio oggi per oggi perché è stata una manifestazione civile, corretta e assolutamente tranquilla. Ma noi la legalità la vogliamo a 360 gradi. Lo vogliamo a chi affida gli appalti, a chi si comporta in questo modo, in questa valle così militarizzata, in tutte queste procedure che stanno facendo loro. L'altro elemento abbiamo detto, vogliamo la verità. Vogliamo la verità in tutte le notizie che vengono date. E quello che è stato approvato recentemente in Parlamento è l'ennesimo trattato, l'ennesima approvazione di una cosa che si sta ripetendo ormai da anni. Un progetto vecchio. Questo è uscito fuori, che ormai questo è un progetto vecchio, non è un progetto che porta alla modernità, è un progetto che si richiama a un modello di trasporto che ormai è superato e noi questo lo diciamo in modo forte.
Permettetemi anche di dire un aspetto sulla nostra recente visita all'Aquila. Abbiamo incontrato il sindaco di questa città, una città devastata, una città che non ha avuto un euro nell'ultima finanziaria. E questo sindaco ci ha detto alcune cose che noi condividiamo perfettamente e sul quale siamo perfettamente d'accordo. In Italia sono necessari 130 miliardi per mettere all'onore del mondo il nostro paese per quanto riguarda le alluvioni e i terremoti. Nella finanziaria non c'è un euro. E questo vuol dire che nei prossimi anni di questi gravissimi problemi noi non ce ne occuperemo. Credo che questo sia un vero delitto che si sta perpetuando ai danni degli italiani. Un'altra questione che abbiamo visto e abbiamo esaminato con il sindaco di Bari, perché stiamo facendo il giro d'Italia su questo aspetto, perché la nostra non è una lotta semplicemente a difesa di questo territorio. La nostra è una presa di posizione nei confronti di questo modello di sviluppo e di questo sistema dei trasporti. E allora il sindaco di Bari, Michele Emiliano, ci diceva: guardate che per arrivare da Napoli alla mia città ci vogliono 5 ore e mezza. 5 ore e mezza per collegare due città fondamentali del sud italiano. E allora noi non vogliamo fare i leghisti, ma vogliamo dire che prima di risolvere i problemi tra Kiev e Lisbona, vogliamo risolvere i problemi tra Bari e Napoli, vogliamo risolvere il problema del trasporto dei pendolari in italiano, perché è scandaloso che ci si occupi e si spendono miliardi per un treno ad alta velocità utilizzato da pochissime persone e non si spenda niente per i treni pendolari utilizzati da milioni di persone. Questo lo dobbiamo dire forte, lo vogliamo dire con forza a tutti quelli che si occupano e gestiscono i soldi pubblici. Quindi credo che questo sia un elemento che ci accomuna. Non è solo una lotta contro un treno, è una lotta per un'Italia migliore. E a me fa ridere quando vengono qui i ministri in processione, vengono invece di andare nei municipi, vanno negli hotel, che è altrettanto scandaloso, vengono qui e ci fanno lezioni di morale. Il ministro cancelliere è venuto qui a pacchettarci perché noi siamo conniventi con una protesta molto, molto, appunto, ci stavo arrivando. Allora viene qui a bacchettarci, poi telefona Ligresti che ha mandato dal culo migliaia di risparmiatori. È venuto un altro ministro che qui ci chiede la legalità e in Parlamento sta difendendo a spada tratta uno condannato per frode fiscale. Credo che questo sia veramente il paradosso di questa nostra patria, di questa nostra Italia, di questa nostra Italia. Io chiudo ringraziandovi e dicendovi una cosa che è molto chiara, voglio essere molto chiaro: la comunità montana nel 2014 ce la chiuderanno perché dà fastidio, ma noi c'eravamo in questa piazza 8 anni fa, c'eravamo in questa piazza, ci siamo oggi e ci saremo anche domani. Buonasera a tutti. La parola agli studenti Notav, anzi alle studentesse Notav. Oggi gli studenti hanno marciato per Fusa per dire no alla distruzione del proprio futuro, perché dall'alto continuano a investire in questa grande opera fantomatica che è il TAV, mentre noi ci vediamo giorno dopo giorno crollare le scuole addosso, letteralmente, e siamo costretti a vivere un futuro di precarietà nel lavoro e nella vita. E il 20 di novembre scenderemo a Roma perché c'è il vertice Italia-Francia-Hollande-Letta, e per dire no a questa grande opera. E a breve ci sarà un'assemblea studentesca dove cercheremo di parlare di questi problemi, speriamo che parteciperete numerosi, perché la valle è un fiume in pena e non riusciranno mai a fermarci. Su oggi voglio dire due cose semplicissime, nel senso che adesso non stiamo qui a fare la guerra dei numeri con altri, tanto quando ci contano non andremo mai bene per quello che siamo, ma oggi sicuramente eravamo quasi 40.000 a manifestare qui a Susa, come diceva Plano, come lo dicevano altri interventi e tanti di noi per la strada.
La grossa differenza è che qua sono passati ministri, sono passati governi, sono passati trattati internazionali. Adesso per fortuna passeranno, grazie alla pensione, se Dio vuole, anche i procuratori generali che si accaniscono contro di noi, dei parlamentari da quattro soldi che dicono che si occuperanno meno di TAV. Passa tutto. L'unica cosa che qui non passa ed è qui che si devono rassegnare siamo noi. Ogni volta qui dovranno fare i conti con i NOTAV e con le NOTAV. Dalla Val di Susa a tutta Italia. E questo è il conto che questi signori devono fare. Questi signori che ci dicono cosa dobbiamo fare, ci dicono che trasporto serve per questo paese, ci dicono tante cose, poi nella realtà non riescono a dare nemmeno una casa a chi non ce l'ha, non riescono a dare un lavoro a chi cerca un lavoro, non riescono a dare una vita dignitosa a nessuno, perché si occupano non solamente dei loro interessi, ma di mantenere quello che c'è qua intorno, che vuole un'opera del genere, con militari che sembra di stare altro che su dei territori di guerra, dove qui l'unica cosa che succede vera è la nostra determinazione, la nostra resistenza. Io questo vorrei dire da questa piazza e lo voglio dire presentando Luca Fagiano, che è uno degli organizzatori e rappresenta la manifestazione che c'è stata il 19 ottobre a Roma, che sono quei tanti insieme a noi che sono andati, hanno provato ad andare a bussare direttamente alle porte dei palazzi del potere, non a chiedere scusa, ma a tentare di riprendersi tutto quello che ci viene tolto. La nostra lotta è l'esempio, come lo è questo assegno che abbiamo fatto qui, di come vengono usati i soldi pubblici in questo paese. Solo noi, grazie alla nostra lotta e ad altre lotte, possiamo riprenderci queste cifre, impegnarci a far sì che i nostri soldi vadano dove servono e non negli interessi e nella mafia di pochi, che questo sia legale o illegale. Il 20 saremo a Roma, adesso Luca lo spiegherà. Sarà importante andare anche a quel vertice che di per sé sancirà il nuovo accordo tra Italia e Francia, ma lo ripeto, gli accordi passano tutti, passano i ministri, ma noi rimaniamo sempre qui. Che lo spirito del movimento NOTAV, che lo spirito della valle sta viaggiando per tutto il paese, sta viaggiando dentro le lotte contro gli inceneritori, le lotte contro le grandi opere. Sta viaggiando anche dentro le lotte dei precari e delle precarie, delle persone che vivono in emergenza abitativa, che subiscono lo sfratto, che hanno dovuto rispondere da soli all'assenza di qualsiasi risposta da parte del governo e delle istituzioni, andando ad occupare una casa. La lotta NOTAV è un esempio che si allarga nel paese. E l'incontro delle lotte sta chiamando tutti a raccolta, come è successo il 19 ottobre. Non solo abbiamo messo insieme le forze di movimenti diversi, ma abbiamo detto al paese che dal basso si può conquistare una prospettiva diversa. C'è un messaggio che si allarga a tutta l'Italia in questo momento. Il messaggio è che i soldi della TAV, che i soldi delle grandi opere, che i soldi legati alle banche, non solo possono, ma devono essere spesi per dare risposte ai bisogni sociali, al diritto alla casa, per fare le case popolari, alle scuole, per mantenere una scuola pubblica vera, accessibile, alle università, agli ospedali e a tanto altro. Quello che accade qui con quest'opera, ma anche il fatto che si mantiene un'occupazione militare a nostre spese, questi parassiti che abbiamo visto all'hotel Napoleon, stare qua a difendere un'opera che nessuno vuole, è un qualcosa che dobbiamo rispedire al mittente. Dobbiamo cacciare queste truppe d'occupazione e lo dobbiamo fare riallacciando un'alleanza, un'idea diversa tra queste lotte, dei nostri territori e di quello che noi vogliamo. Tra qualche giorno ci sarà un'altra prova, un altro momento importante di questo assedio permanente, di questa sollevazione che dal 19 ottobre prosegue in tutti i territori. È la manifestazione, l'assedio che avverrà nel giorno in cui si vedranno a Roma Letta e Hollande a ratificare sicuramente questo accordo infausto sulla TAV, ma anche a dirci che vogliono proseguire nel portare avanti questa Europa dei potenti, dei banchieri, che vuole regalarci soltanto austerità e precarietà. È il cattivo maestro Giorgio Cremaschi. Grazie a tutti voi, io voglio solo dire che io mi sento
sento dire solo due cose. La prima è che noi siamo qui per due ragioni di fondo. La prima è che nella lotta no TAV anche quelli che non hanno un valico sotto casa che gli porta l'amianto sentono una lotta di tutti, perché abbiamo contro gli stessi ladri, gli stessi imbroglioni, gli stessi politici corrotti, la stessa politica degli affari, la stessa Europa del fiscal compact delle banche. Tutto qui, li ritroveremo assieme il 20 a Roma, li abbiamo contro lo stesso avversario. Ogni lotta che c'è oggi nel nostro paese, per il territorio, per avere il lavoro, contro la precarietà, per la scuola, per la casa, dopo due passaggi si trova di fronte lo stesso avversario, lo stesso sistema di potere. Noi qui da tempo siamo di fronte a questo, e qui allora c'è la seconda ragione per cui continuiamo a essere qui e ci rafforziamo gli uni con gli altri. Posso dirla con una parola, questa parola si chiama coerenza. Qui c'è coerenza, qui c'è un movimento che vive di coerenza, che non si fa abbindolare, che non si fa trascinare nei giochi del palazzo della politica, che ha un suo obiettivo, impedire la devastazione della valle, e sulla base di questo obiettivo costruisce il suo giudizio su tutto. Noi oggi siamo travolti da un mondo politico e tante volte anche sindacale, nel quale non c'è nessuna coerenza tra quello che si dice e quello che si fa, e qui oggi noi siamo di fronte alla coerenza di persone, di tante persone, di tante persone normali che insegnano che senza coerenza non si conquista nulla. Detto questo, voglio dare un ultimo segnale di ottimismo a tutti noi. Anch'io penso, l'hanno detto prima anche altri interventi, Luca altri, ci siamo rimessi in moto con fatica, senza nasconderci i problemi che abbiamo, ma le manifestazioni del 18, quella del 19, quella di oggi, quelle che ci saranno, stanno dicendo che stiamo. C'è chi non l'ha mai calata la testa, ma c'è anche chi si era un po' rassegnato, c'era anche chi insomma per un po' aveva preso, come si dice, un periodo di pausa. Stiamo ripartendo e abbiamo la convinzione per andare avanti. Quindi io considero questa, come tante altre manifestazioni, un passaggio. Come dite voi, sarà e dura. Noi non molliamo, e siccome non molliamo noi, alla fine molleranno loro. Grazie. Allora, do la parola a Gianni Vattimo e subito dopo ad Alberto Perino. Buongiorno. Anch'io sono un cattivo maestro e faccio una piccola cattiva lezione. No. Rappresento qui tre deputati europei dell'Italia dei Valori, che non mi hanno delegato esplicitamente, ma che so che sono d'accordo con la nostra lotta. Metto a disposizione quel poco potere che ci hanno ancora lasciato in Europa per promettere che faremo di tutto per appoggiare questa lotta, per far conoscere le porcate che si stanno commettendo in tutta questa faccenda dello scavo, e soprattutto devo dire che vi invito a riflettere sul fatto che la lotta del TAV è uno dei punti nevralgici su cui non per niente la magistratura, la polizia, il ministero, i governi picchiano duro, perché tentano di picchiare duro, perché è come un simbolo e anche un'anticipazione di quello che sarà. Quando penso alla lotta del TAV mi sembra di guardare la guerra di Spagna prima della seconda guerra mondiale. È un luogo dove si sperimenta la repressione, la militarizzazione, la menzogna totale, eccetera, e questo è fondamentale. Teniamo duro quel che possiamo, alcuni un po' più morbidi, altri più robusti, però in ogni caso coraggio e auguri.
Allora per Rino ancora un attimo c'era Marco Scibona per un saluto che ci tiene tanto. Ci tenevo proprio. No, io più che altro potrei raccontarvi invece delle falsità di questa politica, perché da, purtroppo io malgrado da 8 mesi vivo in quelle stanze e da 8 mesi vedo le falsità e le bugie che si portano avanti, tipo l'accordo internazionale che verrà spacciato tra 2 giorni o quanto per ratificato, mentre non è ratificato perché è passato solo la Camera, ma questo non glielo diranno agli amici francesi, perché conviene, ma no, certo che glielo dico io, non conviene che sappiano in Francia che l'accordo non è ratificato dai due rami del Parlamento ma da solo uno, e non conviene neanche sapere che la talpa non è partita al momento e non partirà ancora per un bel pezzo perché non ha corrente per partire. Ma queste cose noi le abbiamo dette anche in un convegno, ho invitato tutti, dal ministro ai sottosegretari a tutti i parlamentari, sapete quanta gente è venuta? Degli altri partiti intendo, nessuno. Ma questo sarà sicuramente una loro colpa, è una loro colpa perché tutte le volte che avranno a che fare con questa grande opera saranno tutti problemi loro, perché noi le cose gliele abbiamo dette in tutte le maniere. Se loro non sono venuti vuol dire che sanno e quindi sono o collusi o ottusi e basta, non ci sono altre alternative. Devono rendersi conto che questa cosa qui non può andare avanti, non deve andare avanti, ma lo sanno purtroppo, perché nella finanziaria che stiamo votando adesso, se voi andate a vedere nelle tabelle, hanno impiegato pochissimi soldi. Per tutte le tratte TAV i finanziamenti spaziano dai 50 ai 150 milioni, in pratica possono stampare le brochure pubblicitarie, non nient'altro. Il problema è che questo falso finanziamento, che oltretutto va poi a essere tolto nelle DDL successivi, perché così da 6 mesi a questa parte ogni decreto legge che passa ci sono il finanziamento per le grandi opere o per le compensazioni, il successivo finanziamento, il decreto legge, vengono tolti di nuovo quei fondi e messi da un'altra parte, perché sono come i carri armati di qualcuno, girano ma sono sempre gli stessi, fanno finta, sono soldi e finanziamenti virtuali. E questa è la nota negativa che invece devo dire. Non ci sono i soldi non perché siano convinti che questa cosa qui non debba essere fatta, ma perché siamo falliti. E questo non è bello, però almeno da questo lato diciamo riusciremo a non far finire quest'opera. Grazie. Alberto. Oggi siamo qui, siamo in tanti. E siamo in tanti per dire che resistere è un diritto, ma soprattutto resistere è un dovere. E quando resistere è un dovere, nessuno si può sottrarre. Oggi la manifestazione è stata bellissima perché c'erano i bambini, c'erano le mamme, c'erano gli studenti, c'erano i pensionati, c'erano chi lavora e chi ha perso il lavoro. C'era il popolo della Valsusa, c'era il popolo dell'Italia, perché sono venuti in tanti a trovarci e a manifestare con noi. E sono venuti a manifestare con noi per dire basta, basta allo spreco del denaro pubblico, perché quelli sono soldi nostri, sono soldi che sono usciti dalle nostre tasche, perché gli unici che pagano le tasse sono i lavoratori. È una cosa drammatica, me l'ha detto l'Istat ieri, i lavoratori pagano di più dei datori di lavoro, è una cosa incredibile. Ebbene, noi siamo stufi di pagare le tasse per regalare i soldi agli amici della cancellieri. Siamo stufi di pagare le tasse per regalare i soldi agli amici di Letta e agli amici degli amici. Siamo stufi. Noi vogliamo che questi soldi vengano utilizzati per dare una casa a chi non ce l'ha. Vogliamo che questi soldi vengano utilizzati per la sanità. Vogliamo che questi
questi soldi vengono utilizzati per la scuola pubblica, quella scuola che continuano a massacrare. Noi vogliamo che questi soldi siano mantenuti per un reddito di cittadinanza, perché ognuno di noi ha diritto di avere un reddito, anche chi non ha più un lavoro, anche chi ha perso un lavoro, perché qui ormai il lavoro è diventato un optional. Dicono che quest'opera porterà lavoro, il TAV. È una balla mostruosa, è una balla mostruosa. In cantiere a Chiomonte c'è solo precarietà, c'è una presa per il culo incredibile nei confronti di tutti. E allora noi diciamo basta, basta allo spreco di denaro pubblico con il TAV in qualunque parte d'Italia, quelle inutili autostrade che vogliono continuare a fare, quelle colate di cemento, basta allo spreco dei soldi con gli F-35 e alle spese folli della difesa, ma per difenderci da chi? Noi vogliamo case, scuole, sanità, pensioni, diritti di tutti, e siamo stufi che tutte le volte che scendiamo in piazza dobbiamo trovare la polizia schierata per manganellarci, per difendere i signori dal potere. Basta, basta, se credono di piegarci con i magistrati, se credono di piegarci con le denunce, beh, hanno sbagliato. Perché noi non ci fermeremo, noi siamo qui e continuiamo e continueremo a lottare. 8 anni fa eravamo in questa piazza, oggi siamo di nuovo qui, siamo ancora qui e saremo sempre qui. Questi signori non dormiranno mai tranquilli, perché noi non li lasceremo mai dormire. Ora è sempre resistenza. Ciao a tutti. Ciao.